La Conauto Lidense cerca oggi tra le mura amiche la prima vittoria stagionale. L'Airone invece proverà a bizzare il successo ottenuto sabato scorso contro la Virtus Ostia. Amici di Calcio a 5 Live, appassionati di futsal, buon pomeriggio da Alessandro Cappellacci e benvenuti al Pala di Fiore per la seconda giornata del girone D di Serie C2. Sabatino, ripari, ancora ripari per Amoruso, ancora pressing, scippa palla, ancora tu per tu col portiere, il gol di Lecce, si sblocca l'incontro, 1-0 Lidense. Bastianelli allarga per Mazzotti, pressing dell'Airone, Mazzotti sulla destra come un fulmine, Mazzotti sul secondo palo e fa un miracolo e c'è il gol, entra comunque nonostante la buona parata di Bonanni. Rinaldi porta su 2-0 la Lidense. Topazzi spalla la porta, Amoruso prova a aprirsi un varco, recupera palla via, anzi Topazzi, mantiene il possesso della ferra, Topazzi, ancora Amoruso il tiro e il gol, accorcia le distanze, l'Airone, 2-1. Mazzotti, ora Bastianelli, si complica la vita, recupera palla all'Airone e autogol sfortunato di Mazzotti che si ritrova la sfera addosso. Attende solo il fischio dell'arbitro. Arriva in questo momento Bastianelli, parte il tiro e il gol! Riporta in vantaggio la Lidense, 3-2. Ora Sabatino, sale lunga, intercetta Adamo, Maiali, ancora Maiali. Per vie centrali, Maiali, ancora sul secondo palo il gol! Bastianelli, doppietta personale, 4-2 Lidense!
Lecce, Mazzotti. E in questo momento finisce il match. Arriva la prima vittoria in campionato per la Lidense, che si aggiudica l'incontro per 4-2 sull'Airone. Siamo qui con Andrea Di Lecce, l'autore del primo gol che ha portato in vantaggio la Lidense. Che partita è stata? Allora, abbiamo approcciato subito bene, abbiamo fatto un buon riscaldamento e abbiamo cominciato a giocare come dovevamo, come sappiamo giocare, e abbiamo chiuso il primo tempo 2-0. Poi siamo rientrati un po' più mosci, forse con troppa sicurezza che stanno andando tutto come doveva. Abbiamo preso altri due gol e fortunatamente grazie pure a Maiali, che ha fatto grande partita oggi, siamo riusciti a recuperare subito, a andare in vantaggio. Quindi complimenti a tutti, sono felice.